Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Te lo dico io, la vostra pillola settimanale di cinema da mandar giù tutta ad un fiato. Questa settimana torniamo ad avere di tutto e per tutti i gusti, quindi preparatevi, occhi aperti, orecchie allerta e cosa andare a vedere al cinema? Te lo dico io. Iniziamo con Money Monster, l'altra faccia del denaro. Dopo aver diretto un episodio di House of Cards e due di Orange is the New Black, torna l'attrice, regista e produttrice cinematografica pluripremiata agli Oscar, Jodie Foster, alla regia di questo film ad altissima tensione che verrà presto presentato a Cannes. In Money Monster, un venditore televisivo da strapazzo viene preso in ostaggio da un uomo armato. Il sequestratore lo accusa di averlo portato alla bancarotta con i suoi consigli di investimento e mentre il suo produttore cercherà in tutti i modi di salvarlo, verrà alla luce una scomoda verità. Protagonisti della pellicola gente piuttosto seria come il sale e pepe, sex symbol hollywoodiano George Clooney, il sorriso più invidiato del jet set Julia Roberts e l'uomo che ci ha terrorizzato per intere stagioni in Breaking Bad, Giancarlo Esposito. Ma ci sono anche Dominic West, Jack O'Connell e Caitriona Balf. Caitriona? Chi ha mai sentito il nome Caitriona? Se dirà così, non lo so. Pronti a godervi il brivido della paura in diretta? E cambiamo genere invece con Tini, la nuova vita di Violetta. Sì, no, purtroppo non, io non c'entro niente, cioè non sono io che cambio identità e faccio un film, no. Ma ciò accade alla mia omonima, al personaggio dei sogni delle giovanissime, interpretato da Martina Stoessel, Violetta, che da una serie TV targata Disney diventa un film. Juan Pablo Buscarini è l'uomo dietro la regia di questa favola moderna, la cui protagonista fa letteralmente impazzire da anni le nuove generazioni. Il film parla della trasformazione vissuta da Tini, in seguito alla serie televisiva da lei interpretata, e il profondo cambiamento generato nella giovane artista, con una nuova fase della vita della ragazza, in cui diventa indipendente e si lascia alle spalle il mondo delle serie TV. Nel corso di un'estate interminabile, Tini vivrà un'avventura che l'aiuterà a definire la propria personalità e a diventare un'artista completa e sicura di sé. Nel cast appunto Martina Stoessel, Jorge Blanco, Mercedes Lambre e Adrian Salcedo. Cara Violetta, svela a quest'altra Violetta il segreto del tuo successo. Oppure potremmo tuffarci nel brivido dell'horror con The Boy, in cui il regista William Brent Bell, che ha già alle spalle la direzione di una serie di pellicole dell'orrore, ci propone una storia decisamente surreale. Una giovane viene contattata dai genitori di un bambino per occuparsi di lui come babysitter e fin qui tutto a posto. La perplessità insorge nel momento in cui la ragazza si accorge che il ragazzino è in realtà una bambola a scala 1:1, un pupazzo a grandezza naturale. Sì signori, un altro film dove il protagonista è un pupazzo demoniaco. E vai! La fanciulla intanto inciucia con un bell'uomo del villaggio e tutto si complica. L'amore complica sempre tutto. Nel cast Rupert Evans, Lauren Cohan, Jim Norton e Diana Hardcastle. Se volete scoprire il mistero del pupazzo, andate a Cimena. E chiudiamo con Pericle il Nero. Stefano Mordini dirige questa torbida pellicola, in cui Pericle, detto il Nero, è un uomo che di mestiere fa il culo alla gente, per conto del camorrista emigrato in Belgio Don Luigi. Ma qualcosa andrà storto e il boss decide di fare fuori Pericle. Inizia quindi la sua fuga in cui verrà aiutato da Anastasia, una donna che lo accoglie senza giudicarlo e gli mostra una nuova prospettiva di vita. Ma Pericle non può sfuggire facilmente al suo passato. Protagonisti di questo film, presentato anch'esso a Cannes, Riccardo Scamarcio e Marina Foà. Allora, c'è tanta carne al fuoco questa settimana. Quale film vi ispira di più? Scrivetemelo in un commento qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato il video, vi invito ad andare sulla pagina di screenweek.it per non perdere nessuna cine news e di scaricare l'app gratuita Screenweek TV per non perdere i nostri contenuti ovunque voi siate. Io invece sono Violetta e mi trovate su tutti i social e su YouTube come Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!